Questa sarà una domenica di grande basket al Pala del Mauro. Infatti la Siddigas, come abbiamo detto, sfiderà la Dolomiti Energia Trento, una sfida contro una squadra che ha caratteristiche differenti rispetto alla squadra irpina, con una grande esplosività in aria. Già 3 successi in campionato per i bianconeri, protagonisti anche in Eurocup, quindi ennesima sfida complicata per la Scandone. Sì, che ha la necessità di vincere assolutamente. La sfida contro Trento non si può sbagliare, l'unico obiettivo è quello dei 2 punti. La sconfitta con Pistoia lascia tanto amaro in bocca, dopo un vantaggio di più 15 raggiunto nei primi minuti di gioco. Il 7-23 negli ultimi 3 quarti da 2 della sconfitta contro i toscani evidenzia tante difficoltà per i lupi di giocare in area. Tanto merito della difesa pistoiese, capace di intensificare i raddoppi sui giocatori più pericolosi, hacker su tutti. Però incapace anche la Scandone di trovare delle certezze da suoi lunghi. Appunto, il punto debole è sembrato proprio il reparto lunghi. Assolutamente sì, perché tolto Cervi, Buva e Pini non forniscono un apporto specifico in attacco. Sulla graticola c'è il croato, da cui l'ambiente si aspetta tanto. Sembra essere il predestinato ad un taglio per inserire più atletismo sotto le plance. Sulla qualità di questa scelta e sui tempi soprattutto è difficile pronunciarsi. Brillante invece il gioco perimetrale, con Avellino che riesce a trovare varie soluzioni. La circolazione della palla nel complesso è stata soddisfacente, garantendo tiri aperti ai vari cecchini avellinesi. È una squadra perimetrale, come testimonia il dato dei tiri dall'arco, 28,8 tentativi, seppur con una percentuale non altissima, 33,9%. Nel finale poca lucidità nella gestione dei possessi, questa è sembrata una costante fin dall'inizio della stagione. Sì, sicuramente, si è già parlato in lungo e in largo della mancanza di un backup valido che sostituisca il play Torian Green. L'altro problema rilevante dei biancoverdi è la gestione dei possessi decisivi. Contro Pistoia sono state letali le palle perse da Blooms e la frenesia del play ex Limoges, soprattutto quando sul 65 pari l'inerzia era favorevole ai biancoverdi. Problema mentale? Palla che scotta? Scarsa conoscenza reciproca? Vari possono essere le cause per un'unica risposta. Contro Trento è necessario vincere. Però Trento non è sicuramente un avversario semplice. Sì, è una Trento atomica, una Dolomiti Energia atomica. Infatti la squadra bianconera, che partecipa, ricordiamolo, anche all'Eurocup, arriva da 2 successi di fila. Tanta esplosività per Maurizio Boscaglia, Buscaglia che dispone di un roster molto atletico. Leader dei rimbalzi offensivi e tra le migliori per palle recuperate, è una squadra che attacca molto il ferro. 45,8 di media i tiri tentati dall'aria, 17,5 i tiri liberi a partita. Allora conosciamolo meglio questo quintetto di Trento e i suoi interpreti. Sì, il playmaker sarà il sempreverde Totò Andres Forrai. Accanto a lui c'è Jamar Sanders, tra i più precisi dall'arco, 40,9%.
Al completare il pacchetto esterni si alterneranno gli americani Trent Lockett e Dominic Sutton. Le stelle della squadra sono senza dubbio Davide Pascolo e Julian Wright. Sotto le plance presenzia infatti questa strana coppia che riesce ad amalgamarsi reciprocamente in un modo perfetto. Pascolo lo ricordiamo perché è stato tra i 16 pre-convocati pre-europeo. A conferma dei suoi numeri positivi, alternando giocate paranormali ad assist preziosi per i tagli dei compagni. Ex Hornets Julian Wright invece è un grande intimidatore d'area. La sua presenza nei raddoppi è un fattore per Trento, che può contare anche su una sua grande leadership. In panchina invece ci sono elementi come Beppe Poeta, presenza fissa della nazionale, il baby Diego Flaccadori, il polivalente Filippo Baldirossi e l'ex irpino Luca Lechtaler. Ennesima sfida difficile per la Scandone, che magari saremo ripetitivi, però veramente questo calendario iniziale è stato molto complicato, perché poi affronta le squadre sempre nel loro momento migliore. Pistoia, adesso Trento, Milano, Reggio Emilia, assolutamente, quindi un calendario difficilissimo. Certo, però si sa, uno certo il calendario dice vabbè, ok, ci sta a perdere contro queste squadre, però dopo vai a vedere la classifica e inizi un po' a mettere ti paura, mettere tensione alla squadra, all'ambiente, quindi è una situazione difficile. Oggi è una partita fondamentale dal punto di vista psicologico, vincerla sarebbe una bella risposta, è un bel segnale a questo campionato. È delicata, veramente una sfida delicata, delicatissima, e possiamo chiamarlo un po' il giorno delle verità, perché la settimana prossima al Pala del Mauro arriva la potenza sassarese e quindi è quasi un obbligo vincere. Oggi possiamo proprio dire che è il giorno delle verità e ascoltiamo questa canzone di Negrita adesso dopo lo spot pubblicitario. Banca Credito Cooperativo di Flumeri presenta Conto Corrente Imprese, il conto pensato per commercianti, aziende e piccole e medie imprese con principali servizi bancari gratuiti e internet banking avanzato per gestirlo ovunque tu vuoi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima di aderire all'offerta, leggere attentamente i fogli informativi disponibili gratuitamente presso tutti gli sportelli della banca oppure scaricabili anche dal sito www.bccflumeri.it. Es
Eccoci ancora qui con Basket Mania 15 e continuiamo con la Serie A di basket, dove appunto partecipa anche la Scandone Avellino, che oggi ricordiamo sfiderà Dolomiti Energia a Trento. E leggiamo un po' qual è la situazione di classifica rispetto alla quarta giornata del campionato 14-15. Allora andiamo con le due capoliste in questo momento, però Reggio Emilia ha una partita in più, 8 punti per Reggio Emilia con 4 vittorie e una sconfitta. L'ultima vittoria è arrivata proprio poche ore fa, una partita di mezzogiorno dove ha battuto Pesaro con scioltezza in casa 83-66, e poi l'altra capolista è la sorpresa Pistoia, che proprio nell'ultima giornata ha battuto la Scandone, è imbattuta, 4 vittorie, e andrà a giocare a Milano, quindi sarà un bel test, un bel test e magari una conferma per Pistoia. Un'altra cosa da notare in questo campionato è che si è creato già un bel divario tra le prime 8 e il resto del campionato, e questa è una cosa da sottolineare, perché non è raro, di solito negli ultimi anni c'è stato molto equilibrio per la lotta ai playoff. Siamo solo dopo 4 giornate, ci sono le prime 8 a 6 punti e poi dalla nona a 2 punti, quindi è un bel divario da tenere in considerazione tra queste prime 8. Io direi che la sorpresa è assolutamente Pistoia e anche Capo d'Orlando. Diciamo che quello che un po' sta deludendo è Cantù, perché a 2 punti è un po' la squadra che più rispetto allo scorso anno ha perso punti. Sì, diciamo proprio di sì. Poi leggendo proprio, comparando la situazione in classifica dello scorso anno rispetto a questa, alla quarta giornata, vediamo che Pistoia, Capo d'Orlando e Trento hanno più 4 punti in più rispetto allo scorso anno, quindi confermano di essere le squadre più sorprendenti. Anche Trento è tra le più in forma di questo campionato, 3 vittorie, una rimonta incredibile contro Vanoni Cremona di Cesare Pancotto, da sotto di più 33, una cosa simile al primo tempo, è arrivata a vincere tranquillamente a Cremona. Poi più 2 punti per Caserta, che lo scorso anno è stata per 8 giornate a quota 0 punti, quindi era impossibile fare peggio dello scorso anno. Più 2 punti anche per Pesaro che è stata insieme poi a Caserta la squadra che ha rischiato di andare in A2 lo scorso anno. Uguale situazione per le 3 potenze Milano, Reggio Emilia e Venezia. Invece a meno 2 c'è un bel gruppetto di 7 squadre,
con Bologna, Brindisi, Cantù, Cremona, Varese e Sassari e infine proprio la Scandone Avellino. E a questo punto il parallelo va fatto, può essere un problema alla luce anche di questi dati la situazione in casa Scandone. È una Scandone che rispetto allo scorso anno è stata con le stesse situazioni, però magari è riuscita a venirne meglio a capo. Difficile fare paragoni, perché a me questo campionato mi sembra un po' più complicato rispetto allo scorso anno, perché secondo me il livello delle prime squadre si è un po' alzato e si è creato un maggior divario tra un po' meno equilibrio. Purtroppo l'Avellino si trova dalla parte sbagliata del campionato, cioè da quella in cui la parte bassa. Non so, è presto comunque, sono poche le giornate, quindi c'è ancora tempo e bisogna aspettare, non si possono dare giudizi affrettati. Ritornando su Cantù, ricordiamo che ieri nell'anticipo ha perso al supplementare in casa contro Brindisi 100-103. Dopo un overtime. Assolutamente sì, quindi una sconfitta che fa male per la squadra lombarda e che continua comunque nel suo momento di difficoltà, ci si aspettava qualcosa in più. Oggi invece c'è stato Reggio Emilia contro Pesaro, una sorta di testa a coda in classifica. Sì, sì, infatti ne abbiamo già detto prima della vittoria per 83-66. E abbiamo un altro dato interessante da leggere: nella Serie A unica, cioè dal 2001 al 2002, solo due volte nessuna squadra era a zero punti dopo la quarta giornata, quindi solo nel 2003-2004 e nel 2012-2013. Quindi è stato scongelato questo questa cavola abbastanza curiosa. Perfetto, sì. Andiamo con John Bon Jovi con Everyday. Everybody's feeling strange, never gonna be the same. Makes you wonder how the world keeps turning. Alive, learning how to live my life, learning how to pick my fights, take my shots while I'm still burning. Goodbye to all those rain nights, goodbye so long. Every day. Say, oh, live my life.
A proposito di prepartita, oggi ce n'è un altro abbastanza intenso tra Ariano e Viterbo, una sfida che è ricca di insidie per la squadra ufitana, con Viterbo che comunque si trova a 4 punti finora in classifica, ha dei gioiellini e squadre che possono fare la differenza da un momento all'altro, Jordanova e Ciavarella su tutte, e quindi per le ragazze di coach Ferazzoli non è una partita affatto semplice. Sconfitta 65-60 lo scorso weekend contro Empoli, Use Scotti Rosa Empoli, e stasera per le Farine Magiche diventa un test importante per capire a che livello è l'identità della squadra arianese. Assolutamente sì, ricordiamo che Viterbo è a pari punti con le Farine Magiche a quota 4, anche per Viterbo due vittorie e una sconfitta, quindi un'eventuale vittoria di Viterbo dove significherebbe il sorpasso, e in questo momento le Farine Magiche sono al settimo posto, quindi devono mantenere la posizione all'interno dei playoff. Ricordiamo, le prime otto si qualificano per i playoff, quindi anche da un punto di vista psicologico è importante tornare a vincere dopo una sconfitta fuori casa, differentemente dallo scorso anno dove in casa all'inizio soprattutto della stagione ci furono grosse difficoltà. Quest'anno sembra la squadra essere partita in modo diverso e non accusare l'effetto Palagardito, anzi prenderne energia, e quindi vedremo se il trend positivo verrà confermato dopo la vittoria nella prima giornata contro Ancona. Assolutamente sì, ci sono problemi per quanto riguarda le lunghe, si è capito che purtroppo non c'è ancora un'amalgama tra le varie lunghe della squadra arianese, con una Selmina fuori ruolo magari, con una Valeria che viene adattata nel ruolo di 4 atipicissima, e quindi Ferazzoli cerca delle soluzioni da questo punto di vista, e soprattutto cerca di trovare delle certezze che in questo momento difficilmente ha. È troppo evidente come le lunghe delle squadre avversarie sovrastino le irpine nel gioco sotto canestro, e questo è un dato che preoccupa un po' e a cui bisogna trovare una soluzione al più presto. Beh, diciamo che è un po' una tradizione negativa quella delle Farine Magiche, che dai tempi, anche se è passato solo un anno, di Micevic, ma soprattutto di Micevic, ma anche di Narviciute, che sono un po' sottodimensionate rispetto alle avversarie, però i risultati comunque sono stati positivi, giocando un basket con altri principi, fatti di molto gioco perimetrale, di penetrazioni più che di magari post bassi statici, e fatto più di aggressività al rimbalzo che di fisicità, quindi sì. Magari metterci quella voglia in più, quel goccio di energia in più per sopperire a una mancanza fisica, e questo sicuramente Ferazzoli è la migliore allenatrice capace di far uscire fuori il massimo rendimento dalle sue atlete. Assolutamente sì, poi alla voce assist la squadra ufitana è tra le migliori della Lega, è un dato da tenere in considerazione, e soprattutto il ritorno di Marta Vargiu che può essere decisivo, ormai la configurazione usuale di coach Ferazzoli prevede Marta Vargiu con Rosa Cupido da guardia, quindi sembra un fulcro importante Marta Vargiu per questa Ariano, che ha bisogno di lei e anche del suo tiro dall'arco molto precisa nelle ultime settimane. Assolutamente sì, questo è un altro fattore importante, aumentare la pericolosità offensiva e avere una freccia in più nell'arco offensivo delle Farine Magiche. Vogliamo andare a dare uno sguardo anche agli altri risultati, praticamente sono giocate quasi tutte le partite di questa, come sempre direi, come sempre, perché Ariano è una delle poche squadre che gioca di domenica, e la maggior parte delle partite si sono giocate ieri sabato. Quindi andiamo a leggere i risultati. Entrambe le capolista, sia Ferrara che La Spezia, continuano a viaggiare a un ritmo impressionante. Entrambe hanno vinto. La Spezia ha distrutto fuori casa Ancona 76-40. Invece Ferrara è andata a vincere di misura a Viareggio 48 a
42, quindi una, ci si aspettava magari una vittoria più semplice per Ferrara contro Viareggio, che ha ancora a quota 0 punti. Gli altri risultati: c'è una Palermo che continua a viaggiare anche lei, arriva la terza vittoria per Palermo a Stabia, 42-39, quindi una partita dal basso punteggio, e quindi la vittoria delle siciliane. Altra partita che si è decisa proprio nel finale, quella tra Brindisi e Salerno, con la prima vittoria in campionato di Brindisi, 56-55 contro la squadra campana. Uno scontro diretto, mi viene da dire, tra due squadre che lotteranno molto probabilmente, anzi sicuramente, per la salvezza. Assolutamente sì. E poi ultimo risultato che ci rimane da osservare è quello di Bologna, che ha vinto in casa contro Empoli, che la scorsa giornata ha battuto le Farine Magiche, vittoria per 69-56. Quindi in classifica abbiamo detto La Spezia e Ferrara in testa con 8 punti, seguono a 6 punti Bologna e Palermo, a 4 punti Castel San Pietro, Ariano Irpino, Viterbo e Stabia. Però Ariano Irpino e Viterbo si scontreranno questa sera, quindi per decidere chi andrà in seconda in terza posizione momentanea. E giocherà stasera anche Castel San Pietro contro Civitanova Marche. Civitanova a 4 punti? Civitanova no, a 2 punti, ha una vittoria e 2 sconfitte, invece Castel San Pietro a 4. Quindi nel caso anche a 4 Castel San Pietro. Ah, sì. Ok, quindi stasera si potrebbe ricomporre una coppia dietro le prime due capolista, magari chissà, magari proprio Ariano e Castel San Pietro. Perfetto, andiamo con una nuova canzone, una bellissima canzone direi, Il giorno dei giorni di Luciano Ligabue. Chi non la conosce, è impossibile. Come sai, femmina come puoi, femmina.
Fammela come la sorte, fammela come la morte, fammela come la vita, fammela come l'entrata, fammela come l'uscita, fammela come le carte, fammela come sai. Sempre qui con Basket Mania 15 su Radio Flumeri 101.2 MHz. Ovviamente chi vuole contattarci in questi ultimi 10 minuti di trasmissione allo 0825 44 3255. Dunque Ettore, è il momento di parlare della NBA. È iniziata a ritmi forsennati con uno super Steph Curry, LeBron luce d'ombre, e vediamo un po' cosa è successo in queste notti NBA. Beh, non possiamo non aprire il nostro spazio parlando di un alieno. Cioè, Steph Curry sta dimostrando di, nonostante l'anno scorso abbia vinto l'MVP, comunque nell'opinione pubblica è sempre messo un po' dietro rispetto a LeBron James e Kevin Durant, questo bisogna dirlo. E secondo me lui ha la pulce all'orecchio, gli è arrivata, perché anche all'inizio di questa stagione anche gli esperti, ma diciamo un po' l'opinione comune era quella di dire sì, vabbè, ok, ma quest'anno comunque torneranno James e Durant, i Warriors non potranno ripetere la vittoria dello scorso anno. E secondo me questo inizio di stagione è stato proprio una risposta a tutto questo, è stato un messaggio alla NBA per dire: noi vogliamo rivincere, io voglio rivincere, i Warriors sono ancora la squadra da battere assolutamente. E poi dal punto di vista personale, per dire: ragazzi, ma io non sono stato un fuoco di paglia, io sono un fenomeno, sono possibilmente uno dei giocatori più forti della storia, e quindi secondo me bisogna iniziare a metterlo un po' su un altro gradino, un po' più in alto nell'Olimpo dei giocatori NBA. Andiamo ad analizzare cosa ha combinato Curry queste prime tre partite. Allora, nell'ultima partita a 53 punti ha distrutto i Pelicans con un terzo quarto da 28 punti, che è il suo record di punti in un solo quarto della sua carriera. Quindi 53 in tutto. Pensate che nel terzo quarto i Pelicans hanno segnato 26 punti e solo lui 28, quindi, ed è stato proprio nel terzo quarto che i Warriors hanno scavato il solco per la vittoria. La cosa interessante è che in queste prime tre partite i Warriors hanno incontrato due volte i Pelicans, quindi Pelicans sfortunatissimi ad aver incontrato i Warriors. E infatti hanno beccato una cosa come 93 punti in due gare, se non mi sbaglio, no? Sì, assolutamente sì. 90 più 53. Infatti, mamma mia. 93 punti da Curry, che nella prima giornata ne ha fatti 40. Se Curry praticamente giocasse da solo una partita contro i Pelicans, vincerebbe. Sì, o quasi. Assolutamente sì. E quindi anche questo a sottolineare il record dei Pelicans, che è negativo con tre sconfitte, perché purtroppo hanno trovato i Warriors sulla loro strada, ma non li troveranno più per il resto della stagione, quindi Anthony Davis bisogna valutarlo sul lungo periodo. Lui ha lavorato molto sul suo gioco, quindi ha bisogno di un po' di tempo, però non tarderà ad arrivare. Non scommetterei mai contro Anthony Davis. 39,3 punti di media per Curry in queste prime tre partite. Meglio di lui ha fatto solo un uomo, cioè Michael Jordan, nelle prime tre partite nella storia NBA. Ma inoltre lui ci mette assieme, vicino a questi punti, anche più di 7 assist a partita e 5 rimbalzi, quindi
ha fatto degli assist incredibili, l'ultimo a Matt Barnes nella partita contro i Pelicans, ha nascosto la palla a tre avversari e poi è uscita, ho dovuto rivederla 10 volte per capire come ha fatto a passare la palla, è incredibile, è un qualcosa che raramente si è visto, frequenze inaudite, assolutamente sì, è un qualcosa di incredibile. Vorrei un attimo, all'inizio puntata nei titoli avevamo parlato di conferme ai Warriors, ma di sorprese ce ne sono due, che secondo me svettano più dell'altra. Una sono i Detroit Pistons, dopo anni bui, molti anni bui dei Pistons, hanno iniziato veramente forte, 3 vittorie e 0 sconfitte. La chiave è la difesa, hanno la quarta difesa migliore del campionato per rendimento, la coppia sul quale sì, i due perni della squadra sono il playmaker Reggie Jackson, ex Oklahoma City Thunder, e Andre Drummond, che finalmente sembra cresciuto. Questo ragazzo lo aspettavamo da tanto tempo, il centro, uno dei centri che potenzialmente più dominanti della Lega. Sicuramente in questo inizio di stagione la sua capacità di andare al rimbalzo sia offensivo che difensivo è stato fondamentale per l'attacco e la difesa dei Pistons, infatti è il miglior rimbalzista della Lega per numeri. Inoltre fondamentale anche l'arrivo di Marcus Morris, uno dei due gemelli Morris che l'anno scorso giocavano insieme a Phoenix. Questo è stato un po' un azzardo fatto dai Pistons, acquistare Marcus Morris, perché già a inizio carriera erano divisi due gemelli e non riuscivano a rendere, poi ritornati insieme a Phoenix si sa un po' i gemelli che ci staranno ascoltando lo sanno quanto è importante per loro, e invece ha iniziato veramente bene Marcus Morris, e quindi è un fattore in questa squadra. Sam Van Gundy ha costruito nel tempo un'ottima squadra, il progetto è iniziato lo scorso anno, vediamo se sapranno continuare su questa strada. Certo l'Est non è molto competitivo, quindi credo che i Pistons possano arrivare all'obiettivo che non raggiungono da molti anni, cioè i playoff. E l'altra squadra sono i Minnesota T-Wolves, non so quanto dall'alto Flip Saunders, ricordiamo la scomparsa di Flip Saunders, che era tutto i Minnesota T-Wolves, perché era l'allenatore, il general manager e in parte anche proprietario, perché aveva una quota della squadra, quindi una grave perdita per la franchigia di Minnesota, e i suoi giocatori in campo lo stanno onorando al meglio con un inizio di stagione incredibile, 2 vittorie consecutive in trasferta, non succedeva da tantissimi anni per i T-Wolves, e un Karl Anthony Towns, prima scelta assoluta dello scorso draft, sicuramente il miglior rookie di questo inizio di stagione, e possibilmente potrebbe essere il miglior rookie di quest'anno per lui, 2 doppie doppie all'esordio, e non ha nessun rookie nella storia riuscito a fare questo, meglio anche del suo maestro Kevin Garnett, che lui stesso nelle interviste sta dicendo lo sta aiutando tantissimo a inserirsi nel mondo NBA. Quindi abbiamo detto le 2 vittorie esterne, oltre a Towns ricordiamo che Minnesota ha anche le ultime 2 scelte assolute del draft, quindi Andrew Wiggins e Anthony Bennett, un Rubio che sembra rinato, nelle ultime stagioni aveva deluso tantissimo, quest'anno sembra un altro giocatore, abbiamo già detto di Garnett, che è la chioccia di questa squadra e ha dettato un po' le regole nello spogliatoio per inculcare una mentalità vincente a questi ragazzi che potenzialmente potrebbero diventare una squadra da top della Lega. Quindi per adesso diciamo che in queste prime giornate queste due sono state le squadre che più ci hanno sorpreso. Vogliamo accennare qualcosa sugli italiani? Sugli italiani, ma io accennerei qualcosa sul modello San Antonio che viene esportato, direi, nelle varie nazionali. Dopo Greg Popovich, che arriva negli stati della nazionale statunitense dall'anno prossimo, quest'anno sembra essere l'anno di Ettore Messina sulla panchina della nazionale italiana. Sembra esserci. Confermiamo il condizionale, sembra esserci la possibilità che Simone Pianigiani possa andare via dall'Italia e dalla nazionale italiana, e non può essere che una bella notizia per l'Italia ed Ettore Messina. Vabbè, noi non per vantarci, ma l'avevamo detto in quest'estate quando abbiamo seguito con molta attenzione l'avventura europea dell'Italia, avevamo detto che una parte delle responsabilità noi onestamente la davamo a Simone Pianigiani per non essere riuscito a creare un gioco soprattutto offensivo all'altezza di una squadra che aveva un tale potenziale.
e quindi nell'aria c'era un po' la delusione del lavoro di Pianigiani. E avevamo paventato così nei nostri sogni un Ettore Messina, che sicuramente al momento è, per curriculum, per storia, è il miglior allenatore italiano. Massimo, penso che possa, a cui possa ambire l'italianità di un coach. Ma anche a livello europeo, perché ricordiamo lui è stato il primo allenatore europeo ad allenare ufficialmente una partita NBA, una squadra NBA. Quindi se così fosse... secondo me l'Italia ne guadagnerà, perché lui ormai l'Italia è una squadra con stelle NBA, quindi è un allenatore NBA, ci vuole per allenare anche per mentalità questi campioni, questi fenomeni che noi abbiamo. Ricordiamo, abbiamo un preolimpico ancora un po' nebuloso, vediamo un po', se sembra che ci sono state le regole si stanno andando a definire e vediamo un po' di riuscire a qualificarci, che è un'impresa veramente quasi impossibile. Mettiamola così, Italia con Bargnani, Gallinari, Beninelli, formato europei, dovrebbe andare abbastanza agevolmente alle prossime Olimpiadi. Assolutamente sì, e proprio in questo inizio di stagione gli italiani sono andati un po' tra gli alti e bassi. Un po' per colpa delle proprie squadre, un po' per, tra virgolette, anche colpe personali, ma comunque siamo solo all'inizio. Bargnani gioca nella squadra in questo momento la peggiore della NBA, cioè i Brooklyn Nets, che hanno una squadra diciamo poco competitiva al momento, e lui inoltre non riesce neanche ad affermarsi come titolare. Entra dalla panchina nell'ultimo match, ha giocato solo 15 minuti con 5 punti, quindi anche scarso impatto per lui. Non lo so se la scelta che ha fatto sia stata giusta, andare ai Nets, non so. Al momento mi è sembrato subito una scelta strana, per adesso non si sta confermando una buona scelta, poi vediamo se il tempo sarà dalla parte di Bargnani. Quello che più sta convincendo è Danilo Gallinari, perché comunque è la stella dei Nuggets, è lui che diciamo è il punto di riferimento per tutta la squadra, però anche lui alti e bassi, una ottima prestazione nelle vittorie dei Nuggets, poi nella scorsa notte è arrivata la sconfitta con una partita da 33 minuti e solo 10 punti, con una bruttissima percentuale al tiro, non è mai riuscito a prendere il ritmo come tutti i Nuggets. Per Bellinelli invece ai Kings, una squadra che è in crescita, quindi bisogna lavorare. Lui è comunque un punto di riferimento, perché ha esperienza, è un campione NBA e quindi deve portare un po' di esperienza a tutta la squadra. È una squadra in crescita, anche lui esce dalla panchina, però è un panchinaro tra virgolette, perché gioca molti minuti, sempre quasi sfiora sempre i 30 minuti di utilizzo. Anche nei Sacramento Kings devo dire che viene utilizzato più da playmaker, da creatore di gioco, da pick and roll, che non da tiratore sugli scarichi. Okay. Quindi mi sembra che sia un po' l'evoluzione della sua carriera. Pensate che nella prima partita dei Kings ha smazzato 7 assist. Che quando in squadra con lui però c'è un certo Rajon Rondo. Quindi diciamo che è un po' l'evoluzione del suo gioco, e magari sarà questo il suo futuro, il suo ruolo futuro. Che devo dire, gli dà merito dei tanti miglioramenti che ha fatto, perché è partito come tiratore ma ha lavorato tantissimo sul suo gioco e sui suoi fondamentali, e quindi è diventato un giocatore che crea gioco in NBA e non è cosa da poco. In chiusura possiamo dire, magari per Bargnani la risposta è sicuramente no. Per Bellinelli e Gallinari, speranze playoff? Allora, speranze playoff difficile per entrambe, diciamo un 30% per entrambe le squadre. Tutte e due è impossibile, secondo me, anche perché sono dirette rivali, Sacramento e Denver. Io punterei più su Sacramento, perché la vedo una squadra in crescita, con più entusiasmo. Vediamo se il progetto a Denver con il rookie Mudiay, che comunque ha preso il posto di playmaker e gioca costantemente, è un giocatore interessante. Vediamo se cresce lui, magari cresce tutta la squadra insieme a Danilo. È un investimento abbastanza importante. Ettore, noi corriamo al Palacardito per Ariano Viterbo. Salutiamo gli amici radioascoltatori per averci seguito in questo giorno di Ogni Santi, e salutiamo augurandovi una splendida serata.